Allora, un Pippo Pescioli, speriamo si senta con tutta questa musica. Siamo a mezzanotte, è finita da poco la partita fra bianchi e azzurri. Pippo, avete vinto domani, finale bellissima con i rossi, però al di là della vittoria, una bella serata, no? Ma la prima vittoria l'ho vista ieri sera, nel senso la gente, la passione, il pubblico, la grande macchina creata da Tommy, Paoletti e Tommaso Romoli. Ancora complimenti, l'ho fatti 100 volte, ma continuerò a farli. La partita è stata bella, vera, come immaginavo, nessuno ci sta a perdere, però una volta finita tutti amici, baci e abbracci. Mi dicevi che giocatore eri comunque, no? Mi sembra che tu l'alleni abbastanza durante l'anno, ha fatto la differenza anche stasera. Beh, ha dimostrato che Marco ha un talento innato, cioè forse qualcuno se ne è accorto anche troppo tardi, nel senso io gli vedo fare delle cose anche un po' folli, ma forse è la sua bellezza. Stasera veramente ha deliziato, non lo so, i 1000-2000 persone, non so neanche quantificare, facendo due o tre cose di un livello veramente superiore. Senti, domani in finale con i rossi, che ti aspetti? Un'altra partita, un'altra battaglia. Domani altra grande battaglia di lunghi. Zerini, Temoja, Niccoli. Andare avanti è difficile. Domani dovremmo recuperare anche Fez, Fattori, se ha finito la riunione di condominio, perché ancora mi dice in riunione, forse per quella di Fantozzi, ti ricordi? Comunque, a parte le battute, spero sia un altro grande giorno di festa in cui Firenze ha dimostrato che ama la pallacanestro.